Grazie. Le prime macchine che hanno ossessionato o alimentato la nostra fantasia nel secolo scorso sono scaturite dal genio di Charlie Chaplin in tempi moderni. Sembrano, professore, la carissima collega, tra un secondo le vede, passati non un secolo ma secoli. Oggi parliamo di robot o di robot. Tra un secondo chiariremo anche la pronuncia. Allora, robot e uomini, e noi, tutti noi, qual è il ruolo delle macchine oggi nella nostra società e domani, perché il domani è già oggi per certe cose, mi correggerete ovviamente se sto sbagliando. Presento con grande piacere per questo tema interessantissimo il professor Bruno Siciliano, che è docente di robotica, attenzione, docente di robotica presso l'Università Federico II di Napoli, presidente della Società Internazionale di Robotica. Benvenuto professore. Grazie. E la carissima collega, giornalista scientifica della più grande agenzia italiana, saluto con affetto il direttore Enrica Battifoglia. Enrica, ben trovata. Allora, chiariamo al volo. Io ho sempre detto robot, tantissimi dicono robot. Apprendo adesso che si dice, professore? Robot. Perché? Perché robot deriva dalla parola di origine slava, robota, che significa lavoro subordinato, lavoro esecutivo, prefigurando quindi una sorta di rapporto tra la macchina e l'uomo, cioè la macchina deve eseguire le operazioni che l'uomo decide di programmare e di farle svolgere. Quindi diciamo la dizione giusta è robota, nel senso di una macchina che deve eseguire o aiutare l'uomo nello svolgimento di una serie di compiti. Quindi è di origine ceca, ha detto, di origine... In realtà nella sua accezione moderna fu coniata da un commediografo ceco, tale Karel Čapek, che nel 1921 scrisse un dramma teatrale chiamato I robot universali di Rossum. Quindi il fatto che in America si dice robot e in Europa di solito la pronuncia francese non c'entra niente. No, non c'entra niente. Assolutamente. Allora, caro professore, come sono effettivamente fatti i robot attuali? Ma per... E a che servono, se certo, si può dire? Certo. Ma per robot si intende una macchina che viene realizzata per svolgere una serie di operazioni che siano di ausilio o possono anche rimpiazzare le operazioni tipiche che vengono svolte dall'uomo. Per capire meglio il significato di robot è opportuno, a mio avviso, fare riferimento a quella che è la accezione moderna della parola robotica. Per robotica si intende la connessione intelligente tra percezione e azione. E quindi un robot avrà una sua parte meccanica, avrà delle braccia, potrà avere delle gambe, delle ruote, potrebbe essere un veicolo con un manipolatore montato su di esso, ha degli attuatori che gli consentono di muoversi, ma soprattutto ha dei sensori. I sensori consentono al robot di percepire l'ambiente in cui esso si trova e quindi la connessione intelligente è quella funzione che è tipica anche negli uomini, di retroazione, cioè di andare a adattare il proprio comportamento in dipendenza di quello che accade nell'ambiente. Senta, si sente spessissimo parlare di robot per gli esperimenti degli astronauti, eccetera. Quello che vorremmo capire, noi comuni mortali, i robot si preparano a entrare anche nelle nostre case, nei nostri uffici, nelle nostre abitudini quotidiane? Vado al bar e un giorno il caffè me lo farà un robot? Prego, professore. Questo in realtà già accade. Lei faceva giustamente riferimento alle esplorazioni spaziali. Sì. Bene, negli anni 90 il settore della robotica è stato connotato da questa forte esplorazione, cioè accesso in ambienti notoriamente ostili agli esseri umani, quindi l'ambiente spaziale, l'ambiente sottomarino, l'ambiente nucleare. Quella che invece è la robotica moderna è quella che viene connotata come cosiddetta robotica di servizio, cioè una robotica in cui il robot diventa assistente, viene perfettamente integrato nell'ambiente in cui si trova. Questo ambiente può essere una casa, può essere un ufficio, può essere una scuola, può essere un ospedale.
E quindi la previsione è che da qui al 2025 che la metà del mercato mondiale della robotica sarà occupata da robot di servizio. Enrica, un robot può pensare? Beh, questa è la grande sfida del futuro. Dai! Già adesso l'intelligenza artificiale sta lavorando in questa direzione. Il problema è capire che cos'è l'intelligenza umana, perché ci sono diverse scuole di pensiero in proposito. Allora, è una sequenza di calcoli e di operazioni che sono riproducibili perfettamente, oppure c'è qualcosa di diverso? La mente umana fa errori, può dimenticare, e come si riproduce tutto questo in un robot? Allora, una delle tendenze più, diciamo, più recenti è quella di costruire delle macchine che sono in grado di apprendere come se fossero dei bambini. Esempi di questo tipo si stanno realizzando negli Stati Uniti, in Giappone naturalmente, ma anche in Italia. Cioè, vengono messi a punto dei robot che si comportano come dei bambini di un anno, due anni, cominciano a interagire nell'ambiente con quei sensori dei quali parlava il professor Siciliano, apprendono, imparano, fanno tesoro di queste conoscenze per crescere, diciamo, un po' come fa un essere umano. A tutti e due, ma i robot bambini andranno a scuola col mio nipotino di tre anni? Professore, che dice? Chi lo sa, potrebbe accadere di qui al 2035-2040, però qua nascono anche delle questioni di natura etica, a mio avviso, nel senso, ci fideremo di un robot accompagnatore, di un robot badante, cioè quanta affidabilità l'uomo è disposto a mettere nella macchina. E questa è una questione che coinvolge non solo noi ricercatori, ingegneri e tecnici, ma coinvolge anche sociologi, filosofi. E quindi è veramente una scommessa che ci apprestiamo a vivere. Io mi sto innamorando di questo tema, ma si potrà parlare con un robot? Un giorno invece con te, con voi due, ci sarà un robot al quale io faccio delle domande, secondo voi? È difficile dirlo adesso, ma non mi sembra un'ipotesi così fantascientifica. Bisogna vedere che tipo di comunicazione sarà possibile instaurare. Per esempio, si stanno studiando delle macchine, dei robot che hanno degli occhi, che hanno una bocca, capaci di avere delle espressioni. E anche quello è un tipo di comunicazione. Chissà, in futuro un prego, robot... Prego, professore, prego. No, voglio sottolineare un altro aspetto importante rispetto alla tipica interazione tra l'uomo e il computer. La differenza fondamentale in questa interazione è che il robot prevede un'interazione fisica tra l'uomo e la macchina, e ogni qualvolta abbiamo delle parti in movimento nasce un problema legato alla sicurezza, nel senso che ci sono delle parti... Devo dare la linea alla mia bellissima collega, però mi tolga una curiosità. Senti, Eleonora, volevo capire, dovremmo aver paura dei robot o no? No, sì. No, secondo me in Europa c'è una certa diffidenza nell'accettare robot di forma umanoide o androide come si stanno realizzando in Giappone, ci sono delle ragioni culturali, però probabilmente i bambini di oggi acquisteranno un livello di familiarità con queste macchine che li porterà a considerare assolutamente scontato. Me l'aspettavo, grazie di cuore, veramente di un grande interesse. Luca, dottoressa Luca, conduttrice. Androide non ti ci vedo però. No, ma io sono della vecchia generazione, noi parliamo di bambini. Grazie Eleonora, scusa lo sforamento. Grazie, per fortuna, dai, robot ancora li stanno progettando. Loro...